stai vedendo troppe mie live, oramai ti sei lasciato influenzare. Stai diventando sadico. Stai diventando sadico. Mi piace, bravo. Approvato al pieno. Approvato a pieno. Il tuo sadismo è assolutamente ben accetto. Allora, come sempre devo prendere l'ascensore, ricordiamoci che come sempre ogni volta che prendo l'ascensore arriveranno 5, 10, 20 sub, più o meno questa è la regola, lo sappiamo. Adesso aspettate che arriva, prendo l'ascensore e arriva alle sub. Prima di prendere l'ascensore, poi arrivano le sub adesso, un attimo. Abbassa, perché è alto? Non pensavo fosse così alto, non sembrava alto. Cosa vuol dire sono finito seriamente all'inizio? Sì, sì, adesso arrivano le sub, ragazzi. Me l'hanno detto i programmatori del gioco, che ogni volta che prendo l'ascensore arrivano delle sub. Quindi tocca aspettare un attimo. Adesso con calma, appena prima devo salire, cioè non c'è fretta. Un attimo, dammi il tempo di salire, ragazzi, un secondo. Non siate frettolosi, le cose vanno fatte. Hello there. Ciao Andrea. Vorrei chiederti un consiglio. Da poco ho scoperto di avere degli amici falsi che quando non sono con loro mi prendono per il culo. Come dovrei affrontare la cosa? Grazie mille per le risate che mi fai fare ogni sera. Grazie per l'euro, Valentino. Semplice, non ci uscire più. Influenzami tutto. Basta. Qualsiasi contaminazione da parte tua al mio cervello l'accetto. Semplice, non ci uscire più. Fatto. È ovvio che non sono tuoi amici, quindi non ci uscire più. Basta, cioè. Easy peasy, molto semplicemente. Adesso arrivano le sub, ragazzi, un attimo, adesso arrivano le sub, aspetta. Quanto ti fa salire? Fino a metà? Ma ieri l'avevo quasi finito, mi avete fatto cascare voi, mi avete detto scendi dall'elicottero! Io ci ho creduto, perché vedi, io sbaglio, mi sono fidato di voi errando, e mi avete fatto cascare. Perché siete dei menzogneri, che siete sadici e volete vedere che io casco come uno stronzo, beh. Stasera dobbiamo finire per forza. Se dobbiamo finire per forza. È la regola. Non c'è altra soluzione possibile. È difettoso sto scissore. Adesso arrivano le sub, ragazzi. Un attimo, con calma. Adesso arrivano, non vi preoccupate. Non agitatevi sempre. Ora arrivano, tranquilli. Quale regola? No, gli sviluppatori del gioco mi hanno scritto, mi hanno detto che ogni volta che io prendo questo ascensore arrivano delle sub. Mi hanno detto che è così, altrimenti posso querelarli, quindi... E intanto andiamo su. E ci rifacciamo anche il trip psicadelico della frutta, quindi sarà emozionante. Sarà molto entusiasmante ripercorrere quel magnifico percorso a base di frutta fresca. Sì, il tempo di salire. Tanto questa parte qua l'avevo già fatta, quindi sti cazzi. I traumi. Posso subarmi dal telefono? Certo che puoi. C'è la stellina sotto al canale che ho scritto abbonati. Puoi farlo anche dal telefono, patatino. Assolutamente sì. No, ma infatti Only Up mi aveva rotto le palle. Però oramai è diventata una questione di principio. È diventata una questione di principio. No, se l'avessi finito non lo starei rigiocando. Questa è diventata una questione di principio. Ora lo devo finire per forza. Puoi anche donare 100 sub da telefono, esattamente. Allora, anzitutto comunque riprendiamo la corona. Perché la corona... Essendo il re delle papere, la corona mi serve. Oh, bene. Ora cominciamo ad andare. E si va. Le vertigini. Ieri ho dovuto pulire il joystick. Era talmente smerdo di sudore che ho dovuto pulire il joystick. Cos'è quel World of Tank? Punto esclamativo WT. Se scarichi il gioco dal mio link, fai salire il numero e supporti il canale. Dove escono le sub? Da me, qui. Se fai le sub, compare l'alert. Pulire la cosa dalla sborra, Matteo, dalla sborra. No, Elden Ring non è il mio gioco preferito. Il mio gioco preferito è StarCraft. Però Elden Ring sicuramente è tra i giochi più belli che abbia mai giocato. Indiscutibilmente.
hai ragione, la mia cam è sopra le sabbie, è un po' fastidioso, però adesso la spostiamo un attimo, perché è un po' fastidioso lì in mezzo alla cam. La mettiamo un po' più giù, la mettiamo qua, così è meno fastidiosa. Oh, eccoci qua con la capra sarda da scopare e si riparte. And you will find. Knock and it will be open to you. Ah, Angie, grazie per i sei, Valentina, grazie per i sub. Together. Allora, con calma, vi evitiamo di stronzeggiare appena partiti, mi raccomando. Però, bimbo stronzo, devi andare in avanti. I think I forgot to turn off the kettle at home. I need to go back. Or whatever. Allora, speedrun no damage, attenzione. Speedrun no damage. Sono un maschio e una femmina, non fare l'omofobo di merda, dai. Non possiamo definire sesso di questo ragazzino, dai. Non fare il transfobico. Ciao Andre, innanzitutto grazie mille per le serate in tua compagnia www.uowa. Grazie mille. Il problema è che c'è la mia migliore amica che è 2 anni più piccola di me, che ho quasi 18 anni. Non te la voglio trombare. Comincio a provare qualcosa per lei, ma non voglio rovinare il nostro rapporto. Consigli? Scusate rapere per il messaggio lungo. Di che una tipa con cui sei uscito, se c'è, dai, zio, te la vuoi scopare, dai, questa non è una cosa nuova, è una cosa che va avanti dall'inizio dei tempi, di solito gli uomini sono amici con le donne perché se le vogliono scopare, quindi di conseguenza, ma che predict, è quasi sempre così, e il tuo rapporto d'amicizia è già rovinato perché te la vuoi scopare, quindi non avete un rapporto d'amicizia, tu la vuoi scopare. Dichiara i tuoi sentimenti e prova a vedere se ci sta, perché se non ci sta tu continuerai a farti le seghe pensando a lei, continuerai a vederla pensando di scopartela e di conseguenza non è un rapporto d'amicizia, tu te la vuoi trombare o ci vuoi stare insieme. No, l'amicizia tra uomo e donna tecnicamente può esistere, non è che sia impossibile, però nel 90% dei casi è lui che vuole scoparsi lei o lei che vuole scoparsi lui. Se lei non ci sta, smetti di esserci amico. Se non cadi dono 200 sub, mi dovrò impegnare. Ma non devo essere delicato, devo essere sincero. La delicatezza non serve a risolvere problemi, la sincerità sì. Anche perché se ci rimani amico, dopo penserai sempre a scopartela, quindi alla fine non riuscirai mai ad andare avanti, non riuscirai mai a far finta che non sia così. Fino a quando non ti troverai una fidanzata e dopo non potrai più uscirci perché la tua fidanzata ti dirà che non puoi ovviamente vederti una ragazza che ti volevi scopare per ovvie ragioni. Oppure sedala. Puoi sempre sedarla alla fine, non è un problema. Addormentala e... e dopo via, ti puoi divertire così. Ti è mai capitato? Certo, a tutti è capitato. A tutti è capitato di voler trombare qualcuno che non ci stava. Non esiste una persona che ha sempre scopato chiunque volesse scoparsi, cioè non esiste questa cosa qua. A meno che non sei la persona, l'uomo, la donna più bella del mondo. O la paghi. Vabbè, Berlusconi. Escludiamo momentaneamente il fattore denaro, per favore, perché mi pare un pochino troppo facile con i soldi. Auguri Fabiano, buon compleanno Valentino. Scusate se ogni tanto non leggo tutti i messaggi, ma... Allora. Però sei proprio stronzo, bambino. Devo per forza far tutto a rallentatore. Tu non t'arrampichi, cioè...
Quanti anni hai? Ah, boh. Non lo so neanche io. Penso ad averne 18. No, in realtà ti giuro che non è così. Semplicemente sto benissimo con lei. E voglio che faccia parte della mia vita. Sono un po' tantino antiquato in sta cosa. Ovvio che poi non mi dispiacerebbe. Ma è in secondo piano TVB Repapera minore 3. Zio, voglio che faccia parte della mia vita e più di trombare. Te la vuoi proprio sposare? Cioè, te lo dico. Qui stiamo andando oltre. Stiamo andando oltre al te, me la voglio scopare. Qui me la voglio sposare proprio. Quindi è ancora peggio. Cioè, è ancora peggio di prima. A parte il fatto che mi fido. Mi fido che i tuoi sentimenti siano sinceri. Ma non sottovalutare il fatto che essere innamorati di qualcuno senza starci insieme spesso e volentieri è una bugia. Perché tu probabilmente sei innamorato dell'idea che hai di lei da fidanzata. Tu non sai com'è lei da fidanzata. Magari lei da fidanzata è la più grande rompicoglioni o completamente diversa da com'è da amica. E ti assicuro che io ho conosciuto tantissime ragazze e ragazzi che sono completamente diverse o diversi da amici a fidanzati. Quindi tu ora sei innamorato dell'idea che hai di lei come fidanzata. Per cui provaci, vedi se ci sta. E se no rimani così e non serve un cazzo. Tanto non serve a niente rimanere così in stallo e non fare niente. Provaci, vedi com'è. Perché tanto non fare niente non porterà a niente. Quindi fai qualcosa e vedi come va. Nomi è gelosa, sì, molto. Oh, bambino scemo. Sei la sorella del tuo miglior amico. Devi chiedere il permesso al tuo miglior amico. È la regola, è il codice degli uomini. Non puoi scoparti la sorella del tuo miglior amico senza che lui ti dia il permesso. È il codice maschile non scritto. Sempre al rallentatore. Sempre al... Che paura, Dio merluzzo. Ogni volta mi caghi in mano. L'abbiamo stiamo facendo molto più veloce stavolta. Dai che in 2 minuti lo finiamo. Dai, dai. Vai con la mano del Signore. Una di 20, uno di 20 con una di 14. Oh, non è che ci sono 6 anni di differenza, non è che sia. Ci può anche stare. Infatti, la mia intenzione non era stare fermo a far nulla. Stavo chiedendo proprio a te dei consigli. Esperienze passate mi hanno insegnato che è peggio stare zitti. Ti volevo chiedere solo che cosa posso fare. Dichiarati. Grazie mille, Paperone minore 3. Grazie per il mattino, dichiarati, vedi come va. Boh, ragazzi, magari può essere anche. Magari può essere anche tanto, però secondo me uno di 20 con una di 14 per me ci può anche stare, non è che. Non dico che devo iniziare a copulare e far figli, però. Per me non è esageratamente tanto. School sucks. It would have been better to learn how to make money, how to adapt socially. No, non è illegale. Non è illegale 20-14. 14 anni hai già l'età sufficientemente alta per scopare con chi ti pare. Cioè, 14 anni a livello legale, non morale, legale, ti puoi scopare chi cazzo vuoi. Hello there. Ciao Andre, secondo sì, te incontreremo gli alieni? Cioè non lo so, forse, spero. Per adesso non ci sono alcuna, non c'è alcuna di prova che possa dimostrare il fatto che avremo meno incontro, ma 14 anni è grande. Sì. Ah sì, giusto, è vecchia, ha ragione, 14 anni è una vecchia di merda, dai. Devi prendere la fresca di asilo, sennò
No, io farei 60 anni e un feto di 6 mesi, così. Hai studiato fisica? Sì, per i cazzi miei, però, quindi non vale, non conta. Oh. Oh. Però, bimbo, bimbo, se non ti arrampichi, bimbo, scusami, però bambino, ho capito il telescopio, però, bambino, però sali, che fatica, bambino, che fatica, bambino, devi solo salire, non è una roba, cioè, che cazzo, dai! Lo vedo un attimo. Proviamo di lato, magari di lato sale. No, cioè, bambino, che fatica, Madonna santa, però. Ha avuto un attimo degli spasmi cerebrali fortissimi il bambino. Knowledge will help you to know the world better, but also to know all its darker manifestations. Spasmi cerebrali incredibili. Ma non ti imbalzare, però. Non ti devi imbalzare sulle ali, dai. Madonna, si è slogato una gamba. Qui adesso noi andiamo con calma. Non me ne frega un cazzo che ci mettiamo di più. Qua ad Hogwarts andiamo con calma, lo dico perché... Nomi non è laureata, Palatino. Dove e come hai studiato fisica? All'università, cioè all'università ho fatto chimica in realtà, però studiavo anche fisica. Oh, piano. Con calma, serenità e pazienza, perché qui la situazione, se no, senza il rallenti diventa un po' drammatica. Piano. Bravo! Dio Cristoforo Colombo! Piano, bravo. Grazie Ray Papera e grazie chat. Vi aggiornerò. Posso chiedere una benedizione paperosa? Ti benedico, Sua Maestà. Palatino. Grazie mille per il cheer. Piano. Oi Andre, quando è che ti dai alla politica per cambiare in meglio questo paese? Magari più avanti, grazie. Grazie mille per l'euro, Palatino. Aspetta, aspetta un attimo, che prima di ringraziare devo... Ecco, Jumpy, grazie per il 17, Palatino, grazie per il risap. A parte il fatto che se entrassi in politica avrei sempre il solito problema che essendo uno streamer mi attaccherebbero per tutte le bestemmie che ho tirato e le cose che ho detto, perché in Italia funziona così, in Italia... Non puoi essere un politico e avere, fare o dire cose che non sono ordinarie o degne di un novantenne fondamentalista cattolico, quindi... Piano, bimbo stronzo, piano, eh? Con calma, andiamo pian pianino, adesso saliamo. Ah no, in America mi basterebbe fare qualche battuta sul mio candidato per culandolo un po', dai. In America i dibattiti politici sono a quel livello lì, eh. Basta pensare a Trump che ha detto che Hillary Clinton non avrebbe mai potuto soddisfare l'America perché non è riuscita a soddisfare il marito, quindi voglio dire, cioè, in America il dibattito politico è di quel livello lì, per cui non ti immaginare che... E opla... Eopla. Adesso con calma saliamo le scale a chiocciola. Stecco lecco, grazie per la sappa, Tino. Oui. Ah, la parte con i libri. Dio santo. Allora, salta sul bordo della sedia. Salta su. Allora, sai cosa facciamo noi per fare le cose fatte bene?
Saltiamo sulla scrivania. E se sulla scrivania. Oh, saltiamo sulla libreria. Sai cosa facciamo? Noi non saltiamo sulla libreria, noi saltiamo prima sulla sedia e poi proviamo a saltare direttamente sul libro, perché a quanto pare il bambino ha dei problemi molto... Ma secondo me ci arrivo sul libro anche senza salire, secondo me ci arrivo. Riesco a... Ok, fatti benissimo. Ora, calma. E se andassi... No, proviamo a salire su quel libro lì. Ok... Ora andiamo su questo libro qua, le mani mi stanno sudando a bestia. Piano, piano, eccoci qua. Pian pianino, pian pianino, librettino, librettino, noi andiamo con calma. Ecco un altro libro qua, ora un libro là. Pian pianino, pian pianino, piano piano piano, tranquillo bimbo, non t'agitare, va tutto bene. Posso bestemmiare? Sì, basta che non le spammi rompendo i coglioni. The more I know, the less I know. Prova con calma. Allora, piano. Madonna santissima, che fatica, che ansia, cazzo. No, dopo c'è il trip delle arance, dei cetrioli e dei biscotti. È presto per la favola della Nina Nanna, dai. No, è presto. Io come vado tutto a rallenti, non me ne frego un cazzo, perché... Sì, sì, mi ricordo del formaggio, mi ricordo. Salta su. Vabbè, insomma, arrampi... Oh, che cazzo fai? Sei coglione in culo, bambino. Sul cappello, bravo. Non capisco sto gioco. Ah, neanche io. È che mi piace fare giochi che non hanno alcun senso. Cosa mi sono persa? La live. Praticamente. Salta, tacci tua. Vai sul cavallino. Bravo. Ok. Ora vai sullo scacco. Ora lavoro ripa. Vai, vai. Recuperi sul tuo turno. Mi prude l'occhio. Emergenza. Oh. 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 Che sei scemo? Che cazzo fai? Oh. Sei rincoglionito in culo sto bambino. E salta, Dio, mare in mano. To all the foolish, pazzo, happiness from madness. To all the smart, woe from wit. Ma che so fai? Vabbè. Va bene. Ma va bene anche così, va bene. Cosa sono sti... Ah, me, chiedilo a lui, non a me. Ok, eccoci qua. Ora, come sempre, rirecuperiamo il cervello. Recuperiamoci il nostro cervellone. Ottima salita, appropriata. C'è la strada sotto. Ah, ma hai ragione. È vero, c'è la strada sotto. E perché cazzo io... Ah, merda. Allora, attenzione. Qui c'è un problema, dobbiamo ricordarci del dinosauro, Mi devo asciugare le mani perché le ho umide. Ma c'è il problema del dinosauro. Eh sì, c'è il problema del dinosauro. No, è un T-Rex.
Non ti ha chiamato Grimba? No, non mi ha chiamato Grimba. Perché chi c'era? The best revenge is not to be like your enemy. Che cazzo di liscio, Madonna scarlatta. La pancia sono 25 sampa, Tatino. Il contratto è quello, non può essere reciso. Il contratto è quello, è stabilito da anni. Una volta erano 50, è vero, poi ho fatto lo sconto. Allora, però, dobbiamo andare con calma e ordine, perché sennò io qua la bestemmia diventa... Qui siamo avanti, perché non c'era questo pezzo. Però qui dobbiamo andare con calma, sono qua, le madonne piovono ad una velocità interstellare. Non è di qua, non è di qua, non è di qua, neanche di qua. Mi sto un attimo confondendo, siamo in due. Non è neanche di qua. Ora non lo so, ora non so più dove cazzo devo andare, questo è dramma. Mi sa che di qua non porta da nessuno, forse di qua? Dove stai andando? Ah, ecco, ce l'abbiamo fatta. È stato un attimo di come si dice? Vai dove c'è il muro. Minchia, bambino, non sai neanche fare un salto di un centimetro, però, sei problematico, io te lo dico, Sì, io sì, ho un senso dell'orientamento di merda, l'ho sempre detto. Allora, adesso facciamo una cosa con calma, facciamo prima un saltino qua, molto semplicemente, poi facciamo un saltino lì, molto semplicemente, poi saltiamo qui, salta però, ma però se caschi sei stronzo, poi... Poi andiamo. Vabbè, facciamo che ci arriviamo da qui, perché tanto sto bambino ho già visto che ha dei problemi mentali. Poi saltiamo sull'ovetto Kinder qua, molto molto bene. Poi saltiamo su quest'altro uovo qua. Poi andiamo qua. Sì, dopo c'è il trip della frutta. Tra poco c'è il trip della frutta. Adesso arrivano le sub dell'ascensore, porta pazienza, adesso arrivano, non devi avere fretta, possono arrivare anche in ritardo. Perché parli come Giorgione? Che buon altro Giorgione, ragazzi, è una vita che non fa uscire un video, Sarà in vacanza, perché è una vita che non sta facendo uscire un video Giorgione. Sta cazzeggiando pesantemente. Si è preso una vacanza, oramai sarà un mese e passo, secondo me è un mese e mezzo che... Sì, secondo me anche lui, secondo me è Ibiza a trombarsi delle fighe, Giorgione. Le cosparge tutte di burro, può essere ciuccia. Insomma, va bene, quello che stai facendo va bene, è accettabile. La... E one. E two. Dai, ci arrivi qua, dai, su. Ecco, dai, c'è bisogno del terzo uomo. Eccoci qua, prendiamo l'ascensore della tartaruga ghiacciata. Ma
che sei cretina. Guidi bene. Ragioniere, guidi bene, oh. Però non puoi, cioè, devi andare con calma, tartaruga, sennò mi fai vomitare, cioè. Non puoi driftare in questa maniera. Tra l'altro, secondo me, chi ha fatto sto gioco era tantissimo sotto acidi, perché... Eccoci qua, bene, andiamo. Andiamo nel nostro momento frutta. Perché il bosone di Higgs è quello che dà massa alla materia. La materia di per sé non ha massa, è fatta di energia. Quello che dà massa è il bosone di Higgs. Rambogo sta arrivando al momento tossico, al momento drogato. Adesso arriva il momento quello più drogato con la frutta. Dobbiamo salire sulle pagnotte, sugli avogadi. Oh, ma sta parte non è brutta in realtà, sta parte, solo che è tutto un salire la frutta, cioè gli avogadri esattamente. Però bimbo, è un problema se tu... È un problema, bimbo culo, se tu non sali, te lo dico. Vabbè, salito sul nocciolo, ok. No, però, bambino, no. Devi salire, però, ecco. Ora andiamo sul croissant. Andiamo, vabbè, saltiamo il croissant. Andiamo direttamente all'altro croissant. Ora sulla cochina, poi sul choco chips, come cazzo si chiama, sulla chocolate, e ora andiamo, che dobbiamo, attenzione alla rotation, salire sulla banana. Tutto abbastanza confortevole e visto e rivisto, quindi per adesso non abbiamo ancora parti particolarmente strane o sconosciute. Eccoci qua. Ora piano, che dobbiamo andare sul pettine. Io qui me la prendo con molta serenità. Non me ne frega un cazzo se lo slow motion non piace, me ne strasbatto i coglioni. Noi andiamo con molta serenità. Sì, c'è una fine, lo scopo del gioco è proprio quello, arrivare alla fine. Mi hanno raidato, non ho visto, chiedo scusa. Chiedo scusa, chiunque mi abbia fatto il ride, grazie mille, perdonami, ero concentrato, non ho neanche sentito l'allert, peraltro. Rossetto. Lo sai che il rossetto rosso piace agli uomini perché il rossetto rosso sulle labbra ricorda le grandi labbra della figa quando sono arrapate che si arrossano? Non c'è stato l'allert, com'è possibile che il ride non abbia l'allert, scusami. Cazzo dici? Eh sì. Il motivo è proprio quello in realtà. Ah, è vero il cuore psicadelico. Salta sulla pesca. Bravo. Ora andiamo sul dildo.
Ok, adesso peperone. Oh, oh, peperone, bambino. Bambino, peperone. Non è difficile. Ecco, dai, su. Bravo. Vaino. Cadi in culo a mamma, te direi. Piano, andiamo sul righello. Margherita. Together. Eccessivamente lento. Non me ne frega un cazzo. Non me ne frega un cazzo che sia lento. Dobbiamo arrivare alla fine. La velocità non è importante, è importante il risultato. Sì, riconosco i player inside, ho anche scritto tempo fa. Hello there. Ciao André, vorresti portare Red Dead Redemption 2? L'ho portato. È un già bellissimo in gioco, te lo consiglio. Non so, cavalcavo Carlo e ci divertivamo un sacco con Carlo Tomax. Lo portai in passato. Grazie per l'euro. Sta parte della frutta, veramente, madonna mia, che... No. Va bene. Fino a che casco qua va benissimo. Problema zero. Carla aveva dei grossi problemi con gli alberi, in effetti. No es problema. La rifamo, problema risolto. Chi è Carlo? Era il mio cavallo. No, però bambino devi... No, però bambino devi anche... Ecco, bravo. Metallico Megadeth. Megadeth mi piacciono, ma preferisco i Metallica. E su. No es problema. Torniamo dal polipone. Posso paragonare gli Iron Maiden e Metallica, sono due generi diversi. Mi piacciono tutti e due. Super la zucchina. Bambino, però, che cazzo di problemi hai? Dai, cioè, e vai. Madonna mia, Nala, veramente devi scassare la minchia adesso? Fermo lì, bambino, eh. Non farmi scherzi, eh. Non ti muovere, bambino. Immobile. Non fare scherzi, bimbo merda. Fermo lì, immobile. Sul polpo. Che è successo? Niente, Nala voleva uscire. Volete la favola? Allora, raccontiamo la favola della buonanotte anche questa sera. Dunque. In un regno... I'm Flame, grazie per i due palatino, grazie per il sub, grazie mille palatino, grazie per le sub di ieri. In un regno molto molto lontano, questa volta era il regno dell'estremo sud, c'era un principe. Questo principe possedeva il più bel regno e il più bel castello mai visto nella storia di qualsiasi regno. Il livello di bellezza estetica e di magnificenza era tale che altri regnanti di altri regni venivano apposta per ammirare la bellezza artistica
di questo castello e di questo regno, floreale, pieno di magnifici colori sgargianti. Non capivano come fosse possibile che il principe avesse così tanto buon gusto per l'architettura, i colori, le decorazioni. Quello che non sapevano è che il principe era era gay. Per questo si intendeva di moda e colori. Il principe aveva questo segreto, ma non poteva dirlo a suo padre, perché suo padre si chiamava Giorgio Meloni. Quindi suo padre non approvava questo tipo di orientamento nei confronti del figlio. E il gran visir Salvini era uno spione che andava a dire sempre tutto al re Giorgio Melone. Quindi il principe, però, stanco, seccato di tutti questi appuntamenti con le principesse fiche che il padre gli portava, perché al principe piaceva il cazzo, decise un bel giorno, Jeffrey, grazie per la San Patino, di prendere con sé il suo menestrello e, insieme a dei cavalli e qualche altro strumento indispensabile per il viaggio, come dei deodoranti ascellari al profumo di melograno e dei dildi, decisero di incamminarsi lungo una strada tortuosa e oscura che portava alla casa della strega dei boschi. La strega dei boschi era una strega veramente brutta, faceva proprio schifo al cazzo, cioè guardarla troppo da vicino ti faceva venire da vomitare perché era brutta come la merda, e in più quando parlava non si capiva un cazzo di quello che diceva. La strega, meglio nota negli ambienti come la strega Schlein, un tempo era a capo di un regno molto molto grande e molto molto prosperoso, che però è fallito perché lei non era in grado di gestirlo in nessun modo. Ma voleva che il principe fosse felice, perché la strega Schlein odiava il re Giorgio Melone e voleva che nel regno tutte le persone potessero essere libere di andare con chi volevano, quando volevano. Di conseguenza il principe e la strega si riunirono e escogitarono un piano. Questo piano serviva per deporre il re Giorgio Melone e far sì che il principe prendesse il potere del regno, così che potesse diventare effettivamente il nuovo regnante e abrogare tutte queste brutte leggi che impedivano al principe di ciucciare i cazzi. Quindi, sbonga, grazie per i 7, Palatino. Il piano era molto semplice. Come mai questa storia mi orepapera? Comunque, per i 2 mesi voglio il mio regalo di mesiversario. Un anello di patatine fritte, lo esigo. Faccina imbronciata. L'avevo comprato, me lo sono mangiato, scusami. E grazie mille, Sir. Quindi la strega e il principe escogitarono questo piano. Il piano era di avvelenare il re Giorgio Melone la sera del 18° compleanno del principe. Il piano purtroppo sarebbe dovuto essere un successo, perché tutto era stato programmato nei minimi dettagli, ma ci fu un grosso problema. Il problema è che il principe, entrando nella camera da letto di soppiatto del re Giorgio Melone e del gran visir Matteo Salvini, scoprì che i due si stavano inculando. Allora il principe ci rimase male, perché disse: ma scusa, cioè tu prendi il cazzo, io no. E il re: ma io sono il capo, posso farlo. Il re, preso da un momento d'ira, decise di spaccare la testa al figlio con una mazza chiodata, e dopodiché uccise anche il gran visir Salvini, e al regno raccontò che purtroppo erano entrambi morti in un tragico incidente di alpinismo durante una crociera a Porto Cervo, e il re decise di conseguenza di adottare un altro figlio, che però era etero. E tutti vissero felici e contenti. Ah, dimenticavo, la strega fu bruciata al rogo. E tutti vissero felici. Almeno oggi un finale dove vince il gay. E che cazzo vuoi? Giorgio Melone era gay, ha vinto. Voglio la stagione 2. Grazie.
No, non è omofoba la storia, perché il re era omosessuale e ha vinto e ha mantenuto il potere. Scusami, eh. Questa è una storia di intrighi passionali e di complotti politici, non c'entra niente con la sessualità. Game of Melons, esattamente. Qua abbiamo sempre la nostra nave pirata che ci condurrà. Dobbiamo andare con la nave pirata. Vada, mozzo. Voglio questa canzone comunque da Dabalera, la voglio sul cellulare. Ma no, basta, non posso cantare di nuovo, scusa, sennò perde di magia. Yaoi capitano. Yaoi. Se canto di nuovo sarebbe fatto apposta, non rende. Mi deve venire spontaneo. Ma io voglio rimanere qua sulla nave, non me ne frega un cazzo di andare in giro. Vai al timone, sì, adesso controllo il timone, guarda. Guarda come balla il bambino, guarda come balla. Guarda che balla. Guarda che gioco, di gambe incredibile. Ed eccoci qua. È incredibile come un'ora che siamo qua, non mi sembra sempre stato assolutamente un'ora, è incredibile sta cosa. Balla benissimo il bimbo merda, hai visto? Dribbling, attenzione, curva, Peruzzi, Maldini, Inzaghi, Insigne. Ma come corre? Sembra che abbia le ginocchia sfondate. Un fenicottero, guarda. C'ho anche abbastanza fame, considerando che non ho cenato. Timu, grazie per i due palatino, grazie mille per il risap. Adesso ricordiamoci che il cannone, dobbiamo ricordarci la direzione del cannon, sai perché? Entra nel cannone, idiota. Però, bambino, sei un deficiente, bambino, mira bene, per favore. Cerchiamo di mirare bene, bambino. Mi serve una mira un po' migliore. Ecco. Bravo bimbo stronzo. Bene, sono contento, eccoci qua. Trauma cranico, effettivamente ha preso una botta incredibile. Mi ricorda un livello di Super Mario 64. È vero, è quello, ma più di uno in realtà. Super Mario era pieno di cannoni che ti sparavano. Sì, mi ricordo che il ghiaccio cade. Infatti la faremo con rallenti, in tutta serenità. Perché sto ghiaccio di merda cade, quindi... clinky. Mi piace che cade, cioè il rumore arriva prima che io atterri, questo che mi piace. Cioè il clinky clinky arriva prima ancora che io atterri. Vuti, grazie per l'anno, palatino, grazie mille per il sub. Vedi, questo qui l'ha fatto questo qui davanti, questo che mi fa ridere. Deve ancora atterrare e già sta cascando, cioè. Dio trombato. Dai, arrampicati bambino, dai. Ora, qua c'è l'elefante. Sì, è un mammut, lo so, ma io lo chiamo lo stesso elefante, non me ne frega un cazzo.
e one e shu. Clinky. Oh. Sto ghiaccio di merda. Andrea, oi? Vedi se riesci a trovare il pinguino e buttalo di sotto. Questa battuta è di Chiocciola Ludou 05 cuori. L'ho sempre fatto in Super Mario, ho sempre dato la madre al pinguino, poi quando mi dava la stella l'ho ammazzato. Grazie per il cirma, tiro. Ludo in preda a un sadismo incontenibile, assassina di pinguini, bravo. Bambino a destra però, a destra bambino, ecco. Ci sei però a destra. Barbo, barbo bambino, barbo. Non posso prendere, non posso farlo la madre è grossa, non riesco a prendere il braccio e a ammazzare. Oddio, aspetta, non è che si saliva qua? Ah, da qui. No, che cazzo è che si saliva da qua? Non mi ricordo più. Ce la fai, madonna mia, bambino? Perché? Perché hai le articolazioni di merda? Porca troia, veramente. Spero che tua madre ti abbia abbandonato. Mancano 140 sub alla maratona. Mi sa che hai fatto il calcolo leggermente sbagliato. Vai, piano. Sì, 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 noi andiamo con calma e... Andiamo con calma, pian pianino, facciamo le cose che dobbiamo fare, le facciamo per bene. Le facciamo per bene, ma le facciamo con calma. Va bene anche così. Adesso. Dai, su. Eccoci qua. Siamo tra l'altro nel regno di Elsa. Sempre, sale sempre tutto sbilenco. Ha una capacità di salire tutto sbilenco sto bambino, che è una roba. Qui c'è altra frutta. DJ, grazie per il ride, malatino. Vabbè, sopra. Socimel, arrampicati mo, dai. Dai. Arrampicati mo. Senza slow motion questo gioco sarebbe praticamente impossibile, per come hanno creato i comandi di sto bimbo culo che va per i cazzi suoi. Qua attenzione, non mi ricordo, questi fanno clinky? Questi clinkano? Non mi ricordo. Ozzy, grazie mille per le due sub, Tino. Mi ricordo se questi clinkano. Questi non clinkano, meglio. Meno clinkano, meglio sto. TikTok continua a farmi vedere delle clip di te, Maria Sofia, un certo dottore e altri due ragazzi. Mi ha intrigato tantissimo la trama e le prese per il culo a quel dottore che ha perso il treno gatto lacrime di gioia. Ma infatti sto gioco non è che sia particolarmente bello, è che ti intrippa il fatto che vuoi arrivare alla fine, capito? Fa leva su quel meccanismo biologico malato che abbiamo noi uomini, per il quale noi dobbiamo vedere, cioè dobbiamo andare avanti. È la bellezza della scoperta. Oh Cristo Dio.
Ciao Andrea, come stai? Sono appena uscita dalla festa e due mi hanno molestato per 30 minuti, poi è arrivato un armadio a 14 ante per larghezza 9 metri, gli ha sbattuto fuori immediatamente, meno male che ci sono ancora persone che sanno fare ancora questo lavoro, ma comunque sono sbronza merda, cuore rosso, faccina con cuoricini, ti voglio tanto bene e ti do un limone durissimo a te e alla lontra lontra, faccina con cuoricini, faccina con cuoricini, faccina con cuoricini. Tira piano pianino, con calma. Questo punto richiede concentrazione incredibile. Allora, piano. Ok, salta lì. Barvo. Qui ce l'andiamo tutta in rallenti, fotte cazzo se è. Andiamo tutta in rallenti con calma. Non spalmate le ciolle che il bon vi autobanna, testa di minchia. Opla! E voilà. In fact, life is simple, but we persist in complicating it. Cazzo, devo andare? Ah, di qua. Stavolta dobbiamo andare all'elicottero. Quanto manca? Ma in realtà non lo so, perché io sono arrivato dall'elicottero. Io sono arrivato all'elicottero, quindi quanto manca non lo so. Io mi ricordo che ero mi ricordo che ero qua. E tecnicamente andare di là va bene. Ora adesso andiamoci con calma. Ovviamente dovevamo fare il ghiaccio con il buco in mezzo, perché sono delle stronzi. Opla e opla e opla. Salta lì. Vabbè, ti arrampicherai, presumo, come sempre fa. No, stavolta ce l'hai fatta senza arrampicarti. Piano, 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 piano. Ora saliamo su sto cazzo. No, non devo salire sull'elicottero, devo andare prima lì. Sull'aereo. Prima qui. Poi qui. Quello di ieri, grazie per i 21, Palatino. Poi qui. Ok. Ora. Piano. Sì, la facciamo con calma e pazienza. Calma e pazienza. Bravo. Bravo bimbo stronzo. Ora sali sull'aereo. Ghiaccio. Evidentemente il bambino non gradisce l'aereo, devi saltare. Va bene lo stesso. Smog, grazie per la sub, Valentino. Ok, giù per l'ala. Il problema è che non vedo una frasca. Potevi fare un po' più trasparente il ghiaccio, perché non è che, cioè, non si vede una cippa. Oddio santo, ok. Ok, cioè, ci andiamo con un salto incredibile. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Go back to the favela. Your friends are there. Your destiny and life is there. Non riesco a capire che dove cazzo. You have to seek happiness there. Get a job in the favelas and live there. There are many like you. Non capisco. You have to be with them and not stand out. Stai zitto. You won't make it. You're a weak kid. Go back. Andiamo su. Go back to the favelas, suck my cock and shut up. Ecco l'elicottero! Siamo tornati dopo un'ora a sto cazzo d'elicottero.
che voi maledetti stronzi ieri mi avete detto scendi, scendi, trollandomi malissimo. Quantomeno, oh, bambino, però dai, non è complesso, un metro devi fare. È arrivato, cioè, l'arrotino, lo stile vocale era quello. Un po' è vero. Dai, arrampicati. Dai, su, dai, non è difficile, bambino, dai. Ora, là, là c'è il pezzo dove si cade, quindi cerchiamo di saltare per bene. E opla, ti porta giù. Ah, tanto non è che posso fare nient'altro, eh. Non è che posso andare altrove, quindi l'elicottero è l'unica cosa che posso prendere. Non è che posso andare... Sto guardando se magari si può salire, andare avanti da qua, ma... Io sono sicuro che ti porta giù. Ah, ho capito, ma ragazzi, non è... Dove devo andare? Dove potrei andare? Ma che cazzo fai? Non è che ci sono altri posti dove posso arrampicarmi, raga. Cioè, quello è il problema. Voi siete sicuri che ti porta giù? Però, ragazzi, non posso andare da nessun'altra parte. Cioè... Direi che è l'unica opzione. Proviamo, ragazzi, oh, vediamo come va. Se va giù chiudo il gioco, spengo la live e va a far culo. Ok. Andre, scendi che ti porta all'inizio a... Matteo, ti incugo la madre, grazie per il cielo. Vediamo dove cazzo mi porto sto elicottero. Quanta violenza, ma in realtà questo tipo di violenza è abbastanza standard in questo canale, ma... Se va giù salta prima che ti porti di sotto, easy. No, no, che ieri ho saltato, ho fatto un macello. C'è una birra. Quella sarebbe da saltare e prendere, perché sarà un collezionabile. Quello sarebbe da saltare e prendere, la birra, perché mi sa che devi prendere tutti i collezionabili, quindi però... Helicopter, helicopter! Basta che non mi riporti lì. Se mi riporti lì sei proprio stronzo. A meno che non servisse solo per la birra, magari. Non so, poi vediamo. Oh! Una nuova area! Il mio cazzo cosa? Qual è la domanda? Una nuova area! Brutti stronzi maledetti ieri! Salta, salta! Andiamo, papere! Avviciniamo il microfono. Ti immagini ti riporta al punto di partenza? In quel caso sarebbe stato un bel giretto, no? Gatto lungo, lacrime di gioia. Un giretto abbastanza lungo, grazie per il cibo. C'è una carpa. Che bello, è un dondozzo. C'è un dondozzo gigante. Che belle le carpe. Siamo passati dal regno di Elsa in China. Oh, oddio, benedetto, madonna santa. Ravioli! Gnam gnam! Yamete kutasa... No, quella è giapponese, però. Da Elsa a Mulan è un attimo. Veramont. Non so se mi devo arrampicare... No. Non lo so. Devo capire se mi devo arrampicare... Oh, bimbo stronzo, però. Questo bimbo ha dei problemi. Poi sono un bambino, qua devo stare attento che mi mangiano. Devo capire dove merda devo salire più che altro, perché... Non capisco da dove minchia devo salire, questo è... A meno che non devo andare sull'albero, puoi andare lì? Forse sì. Però non so se ci arrivo. Sarebbe più pratico salire qua, però... Aspetta, hai ragione anche te. Le
le lanterne. Ho capito, ma come cazzo ci arriva le lanterne, però? Cioè, non hai capito come cazzo ci arriva le lanterne, questo è il problema. Così? Questo bambino ha dei problemi. Questo bambino ha dei grossi problemi. Non qui, ho notato, perché da qua la vedo abbastanza difficile. Torna indietro dove stavi provando a salire sul tetto. Nell'angolo c'era una specie di cesta. Prova a salire lì. Qua è un punto. Ah, dici questa qui? Ok, effettivamente così ha più senso. Così ha più senso. Ora però devo capire dove merda devo andare, perché... il punto è che mo dove cazzo vado? C'è un biscotto. Non credo sia messo qui per caso, quindi immagino che sia il biscotto. Che scammers che siamo. Sia lodata la tua pazienza. Io avrei rotto il computer al posto tuo ieri. Ora, là c'è un piatto di cibo che mi incita moltissimo a saltare. Quel cibo là. Vediamo un attimo con la lanterna. Tanto qua non è che ci siano grossissimi problemi. In realtà le lanterne tanto sotto hanno da appoggiare, quindi non è che sia tanto preoccupato di mancare il salto qui. Non so, però là vedo del cibo. Mi ispira di saltare là dove c'è il cibo. Secondo me ci arrivo. Ora, speriamo che il bambino nel caso riesca a arrampicarsi su. Vediamo se si arrampica su. Sì, grazie al cielo il bambino non è completamente leso. Beh, non farli in slow, sto cazzo, non farli slow, cioè. Se poi manchi il salto devo ritornare là, cioè. Ok, allora. Secondo me lì ci arriviamo. Senza troppi giri. Ok. Oh, sushi. Sushi. Che buono il sushi. Ora siamo in Giappone, non in Cina. Mi sto ascolti la canzone di Marco il Martello che si chiama dignitosamente Brillo Faccina Stordita ed è perfetta per la situazione ridere a crepapelle a sette cappelle. Ma dignitosamente brillo non era quell'esaurito di alloggi. Vabbè, possiamo, se andiamo con calma, senza bisogno. Oh madonna, le bacchette si sottigliano, però piano, piano, perché madonna santa, siamo passati dalla frutta al cibo giapponese, madonna mia. No, è vero, non era Longe, era quell'altro. Come cazzo si chiama? Oddio, qua cerchiamo di centrare bene la bottle. Ah, era Bigiogero, è vero, scusate, ho confuso i due. Peruzzi, Maldini, Zaghi, Insigne. Polipo, Polipo. Ok, piano, piano. Dribbling, attenzione. Sono diventato thailandese. Au, au, au. Oh, che meraviglia. Mi hanno fatto una statua, che carini. Au, 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 au. Ti prego, ti adoro, gatto, lacrime di gioia cuore. Oh, che carino, patatino. Ti mando due colpi di cazzo. Ora sono confuso, però. No, non ci arrivo lì. Vuoi un abbraccio? Body faming. A sinistra. Ma non, mi sa che non riesco. No, non, sì, non lo scavalcherò mai quel ponte. Credo di dover passare da un'altra strada. There is no path that leads to harmony. Harmony is the way.
Questa la posso prendere? Sì, infatti. È un collezionabile. Ora, credo, ipotizzo, di dover andare su questo tetto di merda. Quindi vediamo se il bimbo stronzo riesce a salire. Scusate, piccolo salto a rallenti inutile, ma... Ora, vediamo un attimo dove cazzo dobbiamo andare, perché non è poi così tanto ovvio in questo momento. No, su di là... No, di là direi proprio no, non c'è un cazzo, quindi... Dobbiamo andare su di là, e su di là ci arrivo... Forse da qua, sì. Allora. Aui! Oh, grazie Malfoy. Piano, piano, stronzo d'un bimbo di merda. Saltiamo, vediamo se ti riesci a arrampicare come un essere umano normale. Andiamo. Cioè, dovresti fare, non è difficile, è lì. Ok, ora. Là c'è una mongolfiera con del cibo cinese. Ok, qui piano perché la situa. Non mi fido dei dadi qui da Yazzi, come cazzo mi chiamo. Su TikTok mi spuntano i video con la canzone I See Who You Are My Enemy. E lo hanno fatto con un po' di Kung Fu Panda. Hanno messo Tai Lung, Sheng. Ma tutti sappiamo chi è il vero nemico di Po. Il vero nemico di Po sono il clima arido. L'hai capito, ragazzi? Allora, saliamo. Ora che sono qua, però che cazzo... Oddio santissimo. Aspetta, le scale, aspetta, le scale. Qua ci sono altri dadi da Yazzi di prendere. Sì, le scale sono il vero nemico di... Scusate, ho realizzato con un po' di delay. Sto laggando nella vita vera, concordo. Riapri mi alt F4. Oh, 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 piano piano bimbo stronzo. With calm and serenity. With calm and serenity. Ho capito la battuta del clima arido in ritardo gatto lacrime di gioia cancello, la sub tipo subito faccina imbronciata battuta pessima mi spiace, preferisco le schiacciate. Che imbecillità. Dai sali, non fare la gallina bambino, sali dai. Un modo per schippare, è vero effettivamente alte fe... C'è un cesso? Ma come scusa? Il gabinetto è una... Oh bambino, hai rotto il cazzo. Il gabinetto mi serve a qualcosa o niente, no? Oddio, sono un attimo perplesso su che come cazzo attraverso l'origami. Ok, non so come, non so in che modo. Ma come cazzo sei salito? Però bambino, sei salito in un modo strano su sto cazzo d'origami. Prende per il culo sto bambino stronzo. Il gabinetto è per farti capire che bel gioco è questo faccina con sorriso accennato. Grazie per il zio. Prendo la via degli uccelli. Usiamo il soru, esattamente. Allora, piano. Però, bambino, poi vedi, udice usa il rallenti. Per forza, non sei in grado di star fermo un attimo. Allora. Che fai? No, no, bambino, che fai? Bambino? Bambino, che stracazzo stai facendo? Madonna santi... Madonna santa, che fatica sto bambino! Ci arrivo, proviamo. Andre, lo sai che alla fine del gioco c'è un enorme basamento? Sarebbe quantomeno appropriato, considerando le mie live.
The basement is the way. Allora, andiamo sul fiore di loto. Mi sta venendo fame? A me tantissimo. Beh, ti arrampicherai se non ci arrivi, dai. Dai, tirati su, arrampicati. Minchia, mi hai fatto sudare, bimbo stronzo. Quanto manca? Ma che cazzo, non so. Andrea, sai cos'è un bullone? È un precipizio profondo profondo. Che cazzo? No, aspetta. Asso, aiuto. Nonna mia, che fatica, porca troia. Ma dove cazzo siamo finiti? Alla Hawaii? Che cazzo sono quegli ombrelli? Dove cazzo siamo andati? When having made a mistake, you haven't corrected it. Comunque è infinito, madonna slabrata, cioè. Sembra una di quelle battute che cos'è una pulce, un grande pulcino, sembra quelle battute della minchia che di base non fanno ridere, ma quando sei stanco o ubriaco sì, ridi completamente a cazzo per 2 ore. Oh bimbo, dai, sali, perché ecco. Sono le battute da, esatto, sono le battute da papà che però quando sei tipo ubriaco ridi tantissimo. E one e two. Non prende mai i buchi quando deve. Ora lo ha preso e non doveva prenderlo. Allora mia, che fatica di tronco in tronco. Mi sta turbando sta musica din 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 don don, cioè è tutto molto bello i primi 5 secondi, poi mi scassa veramente la minchia. Din 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 din. Ma no, non voglio mutare la musica, fa parte dell'esperienza stronza di questo gioco farti venire un'emicrania. Quindi... basta, finiamola qui, tronchiamo. Che cagata. Life without love is a flower without fragrance. Oh, saliamo sul tipo che mi dice di fermarmi. Esperienza mistica, sì, veramente, cazzo. Viaggio astrale sto gioco. Però io devo farlo per forza così. Se no. Sì, bravo. Tu salta all'indietro, è bravissimo. Guarda, salta all'indietro. Hai mai giocato a Cat Mario? No, però ho giocato a giochi stronzi simili, quindi. Adesso tu spiegami che cazzo stai facendo. Questo gioco sembra veramente un viaggio di LSD, cazzo. Non capisco se devo salire, dove devo salire, non capisco un cazzo questo coso. Fra poco vediamo Giovanni di Aldo, Giovanni e Giacomo vestito da anziano delle montagne come in 3 uomini e 1 gamba.
Madonna mia, ci sono anche le energie mistiche che vanno. Ok, credo che la parte orientale sia stata finalmente superata, spero. Così come spero che questo ponte non mi faccia cadere dove ci sono i buchi, perché questo ponte è strozzo. Questo ponte è strozzo. Io non mi fido. Non mi fido, ci sono buchi dappertutto. Io non mi fido un cazzo di questo ponte qua. Era proprio un ponte fatto apposta per farti volare di sotto come degli stronzi. E infatti, meno male. Bimbo, tu sei idiota come la merda ad arrampicarti sulla corda. Che cazzo sei, un circense? Sei proprio un ponte del cazzo. Sì, sì, l'ho giocato Getting Over It, con altresì a seguire una sequela di bestemmie inenarrabile. Oh, piano, bimbo culo, piano. Passettino. Si sta diventando tutto scuro, che succede? Ma basta! Ma che cazzo di problemi mentali hai, bambino? Smetti di salire su sta cazzo di corda, ma sei normale? Come cazzo ti hanno programmato, bambino di merda? Ma che cazzo succede? Sono ancora in live, amore, quindi... Well. Cosa mi rappresenta? Che cos'è? È diventato un horror? Che succede? Wasted? Che succede? Oh, mi sta mettendo in inquietudine questo... Perché è diventato tutto grigio? È diventato limbo, è vero? Amen, Zach. Ci ho messo troppo sbatto per arrivare fino a qua, per buttare tutto, per fare un 30 secondi prima. Devo cercare di farlo bene, è uguale. Se poi... È vero, Inside, non vedo un cazzo, però. No, non vedo una minchia. Ah, siamo tipo in un cimitero, una zona horror. Non so. It has been said that the greatest fear in life, the one that gives rise to all other fears, is the fear of death. Ah, siamo nella zona morte, ok. Siamo nella zona... Oh, che bello! Prendo la barca del tristo mietitore, le due monete indispensabili per poter pagare il traghettatore, andiamo. Abbiamo pagato il traghettatore. Caront. Abbiamo pagato Caront. Questo è il set, sono è l'inferno, con i gironi danteschi. When I was born, my grandmother said I wouldn't survive. When I was 1 year old, my grandmother was dragged away by a whale on the old pier. E cos'è? È la Torre di Babele o è il Purgatorio di Dante? Si anda a Caront. Però tutto così in bianco e nero, no? Caront a track che devo scendere. Io sono il grande Podor, figlio di Kemer della tribù di Instar, della terra desolata del Söknir, uno degli ultimi sette saggi. Purvurur, Garen, Pastararin, Jujar, Taram, Fushus Kletarine. Le grandi cheat. Dove siamo? Boh. Colui il quale può leggere nel presente, nel passato e anche nel congiuntivo. Colui che era, colui che è, e colui che sempre sarà. Ciucia chi e ciucia là. Podor. Colui il quale ha inseguito e sconfitto i demoni Sem, che ora vagano per il mondo chiedendosi Manum chi Sem. Grazie per il giro.
Madonna mia, che ansia. E ricordatevi che siete al cospetto di Pödor, colui il quale è sceso nelle sacre acque del lago Essefenur, tra le ninfe Sniferals, e gli ha assaggiato il mitico cibo degli dei, la piadeina. E ricordatevi ancora una volta che siete al cospetto di Pödor, colui il quale ha amato le mille dee, tra cui la dea Berta, la dea dalla gamba aperta. Le sabbie dell'ascensore il grande Pödor, colui che ha visto i mille draghi alati a Susugarar Parim e Farem, figlio di Kemer della tribù di Istar, colui il quale ha visto tra le nebbie di SGNFNIR i mille alghe velose di Fursus, Param, Sasis, Turum e Paragher. Colui il quale ha visto i mille demoni alati tra le nuvole di Vistnir scendere dal cielo inferociti e distruggere i popoli di Corom Kuril e Fasteinel. Sono nel buco del culo del... Oddio, raga, allora, attenzione, qui dobbiamo farla... Mi ha appena cagato un'orca, quindi attenzione. Piano, centriamo bene la mira con l'ancora, perché sono appena stato cagato da un'orca dal buco del culo, quindi... Sono dovuto cadere in quella sporgenza a forma di zoccolo di gnu. Adesso piana, sali qui sulla spada medievale. Adesso qua, ragazzi, la facciamo con calma, perché non me ne fotto un cazzo che ci mette anni più. Qua la facciamo con molta calma, molta prestanza. Stanno lentamente tornando i colori, grazie al cielo, perché sto bianco e nevo a muove. Mi stava leggermente saturando i colori. Qui la roccia è tutta franabile. Non fare lo stronzo. Bambino, non fare lo stronzo, bambino. Allora, adesso dobbiamo salire lì. Dai che ci arrivi, bimbo rincoglionito di merda. A-G-H-I-S-L-O-V. Baby, come on me. Come on me. Come on. Non ho capito un cazzo, però. Dai, bambino, e sali. Madonna mia, che fatica. Adesso. Piano, piano, bambino. Oh, dove cazzo è, bambino? Piano, piano, risali. Non andare per i cazzi tuoi, però. Cioè, nessuno ti ha detto di andare per i cazzi tuoi. Sali lì. Sali lì. Sali lì. Bravo. E adesso qua dobbiamo, temo, fare un salto un attimo più impegnativo, perché... Ok. Vabbè, insomma, arrampicati quel cazzo che è. Tempo c'è l'orca che mi parla in balenè. Sali qui. Donna mia, quello dei pugnali è più molesto, perché essendo sottili come il mio cazzo faccio fatica a salirci bene. Ok, mi sto in un crampo alla schiena. Ma sì, tanto ormai cazzo ce ne frega, facciamo la vita da streamer oramai. Non ho più sensibilità ai muscoli, non ho più un culo, non ho più le gambe. Vai sul cuorason dell'orca. Ah, che malo, dei crampi. Dove cazzo siamo, in un tempio mai? Many things were terrifying at night and became bambino, a laughing matter when daylight came. Perché, bambino, devi salire sulle corde? Che cazzo sei, parente di Moira Orfei? Leggermente fastidioso, questa cosa. Occhio qui, mi avete detto di non salire. Non fare. Avete detto di non salire sul formaggio. No, però dai, sei veramente una testa di cazzo, gioco. Cioè, sei veramente un idiota. Cioè, dai, non puoi essere così una merda, però, Cristo puttana Madonna. Dai, però. Ma è il Bifrost della Marvel. Ma vaffanculo, dai. Ma che cazzo, cioè, ma vai a cagare, gioco di merda. Eri alla fine, ho capito, ma è un gioco proprio stronzo, sto qua. Va bene, papere. Io questa sera vi ringrazio per il follow, il cheer, le sub, il divertimento, le risate. Noi ci vediamo domani alle 21 per una nuova live. Io vi auguro tanta buona anna, palatini. Vi mando un abbraccio e un bacione. E noi ci vediamo domani. Notte, papere.